La paz del Señor sea con ustedes. Un saluto dal fratello Angelo Piccone. Ancora stasera vogliamo presentare con tutto il nostro cuore e con tutto il nostro amore quella gioia che il Signore ci ha messo dentro di noi. E presentarla ancora una volta a Dio in preghiera e in amore. Perché questa è la grande gioia che il Signore ci mette giorno dopo giorno. E stasera, Dio volendo, vorremmo parlare di Giobbe. Quando c'è possibilità, che avete una Bibbia, potete prenderla e potete seguire. Quando avete la Bibbia, leggiamo in Giobbe 1. Mentre vi preparate la Bibbia, vi do ancora molto più tempo facendo una piccola preghiera. Gloria a Dio. Padre Santo, Dio d'amore, ti vogliamo lodare e ringraziare per ogni cosa che tu stai vedendo nella nostra vita. Ancora grazie stasera per cosa tu veramente ci metti davanti, Signore. E ancora cosa tu ci metti dentro il cuore e dentro l'animo per poter parlare di te, della tua parola. E in quello che tu veramente vuoi che noi diciamo. Ma stasera, Signore, ti preghiamo che sia Tu a parlare, anche con la nostra voce, anche con la nostra persona, ma sii Tu, come prima persona, ad aprire la bocca e a parlare. Stasera, Padre, ti vogliamo chiedere nuove unzioni, ti vogliamo chiedere ancora nuove speranze. E, Signore, stasera vogliamo venire a te tutti insieme, come un pacchetto di profumo soave a te, gradito. Benedicici gli uni e gli altri, Signore, che possiamo veramente trovare quella forza, quella gioia, quella speranza di poter fare tutto secondo la tua volontà. Ungici dall'alto, Signore. In questo momento siamo come sacchi vuoti. Riempici, Signore, con il tuo Spirito Santo e con la tua benedizione eterna. Sì, Signore, perché senza di te nulla noi possiamo fare. Noi confidiamo in te e stasera sicuramente ci darai quella forza di poter edificare. Prima te, Signore, poi il tuo figliolo Gesù Cristo, e poi il tuo popolo, Signore. È il tuo popolo che in questo momento sta gemendo, Signore. E ha bisogno di conforto, ha bisogno di benedizione, ha bisogno di salute e ricchezza spirituale, Signore. Grazie, Padre. Ti preghiamo che possa veramente il tuo popolo riemergere, Signore, ed essere benedetto da te. Dal più piccolo al più grande, e dal più grande al più piccolo, Signore. Ti ringraziamo, Padre, per ogni cosa, nel nome del tuo figliolo Gesù Cristo, che tu l'hai benedetto in eterno. Amen. Amen. Bene, mie care, nella grazia, possiamo leggere la parola di Dio in Giobbe 1. C'era nel paese di Uz un uomo che si chiamava Giobbe. Quest'uomo era integro e retto,
temeva Dio e fuggiva il male. Gli erano nati 7 figli e 3 figlie. Possedeva 7.000 pecore, 3.000 cammelli, 500 paia di buoi, 500 asine e una servitù molto numerosa. Questo uomo era il più grande di tutti gli orientali. I suoi figli erano solisti andare gli uni dagli altri e a turno organizzavano una festa e mandavano a chiamare le loro 3 sorelle perché venissero a mangiare e a bere con loro. Quando i giorni della festa terminavano, Giobbe li faceva venire per purificarle. Si alzava di buon mattino e offriva un olocausto per ciascuno di essi, perché diceva: può darsi che i miei figli abbiano peccato e abbiano rinnegato Dio in cuor loro. Giobbe faceva sempre così. Un giorno i figli di Dio vennero a presentarsi davanti al Signore e Satana venne anche egli, in mezzo a loro. Il Signore disse a Satana: da dove vieni, Satana? Satana rispose al Signore: dal percorrere la terra e dal passeggiare per essa. Il Signore disse a Satana: hai notato il mio servo Giobbe? Non c'è né un altro sulla terra che come lui sia integro, retto, tema a Dio e fugga il male. Satana rispose al Signore: è forse per nulla che Giobbe teme Dio? Non l'hai forse circondato di un riparo, lui, la sua casa e tutto quel che possiede? Tu hai benedetto l'opera delle sue mani e il suo bestiame. Ricopre tutto il paese. Ma stendi un po' la tua mano, tocca quando egli possiede, e vedrai se non ti rinnega in faccia. Il Signore disse a Satana: ebbene, tutto quello che possiede è in tuo potere, soltanto non stendo la mano sulla sua persona. E Satana si ritirò dalla presenza del Signore. Un giorno, mentre i suoi figli e le sue figlie mangiavano e bevevano vino in casa del loro fratello maggiore, giunse a Giobbe un messaggero a dirgli: i tuoi stavano arando e le asine pascolavano là vicino, quando ecco i sabbei sono piombati loro addosso e li hanno portati via. Hanno passato a fede spada i servi, io solo sono potuto scampare per venirtelo a dire. Quello parlava ancora quando ne giunse un altro a dire: il fuoco di Dio è caduto dal cielo, ha colpito le pecore e i servi e li ha divorati. Io solo sono potuto scampare per venirtelo a dire. Quello parlava ancora quando ne giunse un altro a dire: i caldei hanno formato 3 bande. Si sono gettati sui cammelli e li hanno portati via. Hanno passato a fin di spada i servi. Io solo sono potuto scampare per venirtelo a dire. Quello parlava ancora quando ne giunse un altro a dire: i tuoi figli e le tue figlie mangiavano e bevevano vino in casa del loro fratello maggiore, ed ecco che un gran vento venuto dall'altra parte del deserto ha investito i 4 canti della casa, che è caduta sui giovani, essi sono morti. Io solo sono potuto scampare per venirtelo a dire. Allora Giobbe si alzò, si stracciò il mantello, si rase il capo, si prostrò a terra e adorò dicendo: nudo sono uscito dal grembo di mia madre e nudo tornerò in grembo alla terra.
Il Signore ha dato, il Signore ha tolto. Sì, è benedetto il nome del Signore. Vogliamo fermarci qui con l'ultimo. In tutto quello che Giobbe non peccò e non attribuì a Dio nessuna colpa. Ci vogliamo fermare qui per il momento e meditare ciò che il Signore ci ha messo al cuore. Come abbiamo potuto assaporare, Giobbe era un uomo felice, un uomo grandioso, ricco, aveva tante proprietà, tanti animali, tanti servi, aveva una famiglia veramente felice e come abbiamo potuto leggere che c'era nel paese di Uz un uomo che si chiamava Giobbe. Quest'uomo era integro e retto, temeva Dio e fuggiva il male. Ora, noi, quando ci viene il male davanti, cosa facciamo? Restiamo a guardare, a fissarlo, a percorrerlo andandoci vicino, a commetterlo? Giobbe era integro e fuggiva il male. Ora noi che cosa facciamo? Già con il primo versetto è una risposta a noi. Mie cari nella grazia, quando noi la mattina ci alziamo dal letto, a che cosa andiamo incontro? Andiamo incontro a tante intemperie, il lavoro, la responsabilità, la casa, la famiglia, i pensieri e tante altre cose. Dove percorriamo con la mente? Dove stiamo andando? E dove cerchiamo di andare? Se non alla presenza del Signore, stendendo il primo piede per terra, adorare Dio Santo, tre volte Santo, e dire di mettere tutto nelle sue mani. Ciò che facciamo nella giornata, la serata, la nottata, è questa l'integrità che il Signore vuole. Quando mettiamo tutto nelle sue mani, sia dal principio della mattina fino alla sera, ciò che facciamo e facciamo nell'arco della giornata è benedetto da Dio. Vedete, Giobbe, ancora prima che i suoi figli peccavano, quando facevano una festa, lui pensava, magari potrebbe succedere qualcosa che i miei figli, nell'allegria, bevendo, mangiando in allegria, potrebbero peccare. Potrebbero rinnegare Dio. Vedete, già lui meditava con il suo pensiero di fare un'offerta al Signore, di benedire. In quell'istante, subito dopo, chiamava i suoi figli il giorno dopo e li faceva mettere in presenza del Signore, li benediceva e cercava di togliere ciò che per puro caso poteva succedere in quei figli. Ora, quando noi abbiamo una famiglia, stiamo curando i nostri figli, stiamo benedicendo la nostra famiglia, stiamo cercando di costruire ancora di più il nucleo familiare dei figli, dei nostri nipoti, la nostra stirpe. Stiamo costruendo o stiamo demolendo o stiamo sacrificando cose inutili nella nostra vita? Giobbe, ancora prima che i suoi figli peccavano, lui meditava di presentare a Dio in preghiera i suoi figli. Ancora prima lui meditava e il giorno dopo li presentava a Dio in preghiera. Ora noi,
Quando noi preghiamo per i nostri figli, quando noi presentiamo a Dio una richiesta di benedizione per i nostri figli, per la nostra famiglia, quando? Miei cari nella grazia, dobbiamo essere coerenti. Dobbiamo cercare la realtà. Qui dice ancora, gli erano nati 7 figli e 3 figlie, addirittura aveva 10 figli, Giobbe. Possedeva 7.000 pecore, 3.000 cammelli, 500 paia di buoi, 500 asine e una servitù molto numerosa. Quest'uomo era il più grande di tutti gli orientali. Vedete, quest'uomo era il più ricco e il più grande di tutti. Addirittura, continuando nella parola di Giobbe, quando la mattina passeggiava, tutti gli facevano il saluto. Era potentissimo. Ora, Giobbe, quando Dio vide Satana che veniva a perlustrare dal suo giro di perlustrazione, Dio disse a Satana, non è che Dio non lo sapeva di dove veniva, Dio sa tutto, ma ha messo a prova Satana. E Satana, parlando con Dio, quando gli chiese, per caso hai visto il mio servo Giobbe, lui retto e giusto davanti ai miei occhi, in santità? Vedete, lo possiamo leggere qui. I suoi figli erano soliti andare gli uni dagli altri a turno. Organizzavano una festa e mandavano a chiamare le loro sorelle, perché venivano a mangiare e a bere con loro. Quando il giorno della festa terminavano, Giobbe si li faceva venire per purificarli. Si alzava da buon mattino e offrivano l'olocausto per ciascuno di essi. Per ognuno dei loro figli lui offriva un olocausto. Non per caso che faceva un olocausto e lo faceva per tutti i figli, per tutti i 10 figli. Un olocausto per ciascuno, se lo poteva permettere, certamente, mi direte voi. Ma se noi, magari un'offerta al Signore di preghiera l'abbiamo fatta per i nostri figli, che l'offerta di preghiera è gratuita. Sì, mi direte, ma sì, ogni tanto prego. Mia cara nella grazia, Giobbe lo faceva in anteprima la preghiera e subito il giorno dopo li chiamava uno per uno e faceva un olocausto per ogni figlio. Mentre diceva, può darsi che i miei figli abbiano peccato e abbiano rinnegato Dio in cuor loro. Giobbe faceva sempre così, lui faceva sempre così. E quando un giorno i figli di Dio vennero a presentarsi davanti al Signore e Satana venne anche egli in mezzo a loro, il Signore disse a Satana, da dove vieni? Vedete? Satana rispose al Signore, dal percorrere la terra e dal passeggiare per essa. Il Signore disse a Satana, hai notato il mio servo Giobbe? Non ce n'è un altro sulla terra che come lui sia integro, retto, tema Dio e fuga il male. Ecco, subentra Satana adesso. Satana rispose al Signore con il trabocchetto sempre. E forse per nulla
Vedete, già, e forse per nulla, è certo, ce l'hai dato tutto. E ci dice questo. Forse per nulla che Giobbe teme Dio, punto esclamativo. Non l'hai forse circondato di un riparo, lui, la sua casa e tutto quello che possiede. Vedete, già, Satana già mette davanti a Dio. Dice come? Per forza non ti deve offendere, non ti deve maledire, non ti deve fare niente. E deve sempre fare la persona giusta e retta davanti a te. Perché l'hai circondato di ogni bene, gli hai dato tutto. Il Signore dice, ah sì, allora è tutto al tuo potere, fai tutto quello che vuoi, l'importante è che non tocchi lui. Vedete, già il Signore è sicuro che Giobbe non lo rinnegherà, perché gli ha dato tutto al potere di Satana. Satana in quel momento lo poteva distruggere, qualsiasi cosa che aveva lui o nella sua famiglia, basta che non toccava la sua persona. E gli diceva, ma stendi un po' la tua mano, tocca quando egli possiede e vedrai se non ti rinnega in faccia. Addirittura Satana già, per lui è come se Giobbe già l'avrebbe già rinnegato subito, come gli avrebbe tolto tutto. Come se Giobbe in quel momento, quando gli aveva tolto tutto, diceva, ah, adesso basta. E rinnegava a Dio. Invece Giobbe no, fu retto, nudo, sono venuto in questa terra e nudo me ne andrò. Vedete, per lui è stato indifferente la ricchezza, la nullità, non possedere più niente. Per lui era la stessa cosa. Dio ha dato, Dio ha tolto, si è benedetto il Signore. E qui ci dice, il Signore disse a Satana, ebbene, tutto quello che possiede è in tuo potere, soltanto non stendere la mano sulla sua persona. Vedete, non stende la mano sulla sua persona, perché Dio ci teneva a lui. E Satana si ritirò dalla presenza del Signore. Ora Satana lo distrugge, distrugge tutta la sua famiglia, distrugge i suoi figli, distrugge i suoi armenti, i suoi animali, i suoi servi, distrugge tutto. Giobbe resta solo. E quando un giorno, mentre i suoi figli, le sue figlie mangiavano, come avevano fatto sempre, che si riunivano, mangiavano, festeggiavano, come in allegria in famiglia, e bevevano vino in casa del loro fratello maggiore, giunse a Giobbe un messaggero a dirgli, i buoi stavano arando e le asine pascolavano là vicino, quando ecco i sabbei sono piombati loro addosso e li hanno portati via. Hanno passato a fin di spada i servi e io solo sono potuto scampare per venire a Dio. Vedete, Satana lasciava uno solo in vita per riferire a Giobbe l'accaduto. E come possiamo vedere, tutti i fatti si sono rivolti in questo modo. Satana lasciava un solo testimone per ogni cosa che distruggeva in Giobbe. Continuando al sedicesimo versetto dice, quello parlava ancora quando ne giunse un altro a dire, il fuoco di Dio caduto dal cielo ha colpito le pecore e i servi e le ha divorate. Io solo non ho potuto scampare per venirtelo a dire. Vedete? Continuando ancora nel diciassettesimo
quello parlava ancora, quando ne giunse un altro a dire: i Caldei hanno formato tre bande, si sono gettati sui cammelli e li hanno portati via. Hanno passato a filo di spada i servi. Io solo sono potuto scampare per venirlo a dire. Vedete, ancora un altro si salva. Solo uno lasciava. Satana distruggeva tutto. Lasciava solo uno per dargli quella risposta, come quella pugnalata a Giobbe. Quella pugnalata che lo veniva a distruggere. Continuando ancora, quello parlava nel 18° versetto, ancora quando ne giunse un altro a dire: i tuoi figli e le tue figlie mangiavano e bevevano vino in casa del loro fratello maggiore, ed ecco che un gran vento venuto dalla parte del deserto ha investito i quattro canti della casa e è caduta sui giovani, essi sono morti. Io solo sono potuto scampare per venirlo a dire. Vedete, all'ascolto Giobbe della distruzione dei suoi figli, della sua famiglia, Giobbe fece una reazione. Allora Giobbe si alzò, si stracciò il mantello, si rase il capo, si prostrò a terra e adorò dicendo: nudo, vedete, nudo sono uscito dal grembo di mia madre e nudo tornerò in grembo della terra. Il Signore ha dato e il Signore ha tolto. Sia benedetto il nome del Signore. Vedete, Giobbe non maledisse Dio. Giobbe benedisse Dio con tutto quello che aveva fatto in quel momento Satana. Perché Giobbe non includeva tutto questo a Dio, ma al nemico, perché l'ha messo alla prova davanti a Dio. Giobbe si fortificava dentro di sé dicendo: Dio mi ha dato tutto. Dio ha avuto il piacere in questo momento, lo sa solo lui, diceva nella sua mente il motivo. Lui è il padrone, lui me l'ha dato, lui me l'ha tolto. Me lo poteva togliere in qualunque momento, me l'ha tolto, si è fatta la volontà di Dio. Vedete, in tutto questo Giobbe non peccò e non attribuì a Dio nessuna colpa. Perciò, mia cara nella grazia, a volte questo episodio ci deve far rientrare dentro di noi. A volte noi sentiamo delle persone che magari ci parlano e ci dicono: ma dov'è Dio? Perché permette tante stragi? Perché permette tante uccisioni? Perché permette tanta gente che fa questo, fa quello, fa quell'altro? Perché Dio permette questo? Perché Dio fa questo? Perché Dio fa quell'altro? Dio ha i suoi piani. Dio permette certe cose per fortificarci, per metterci alla prova. E se le prove noi sappiamo passarle con forza e con potenza, senza rinnegare Dio, noi saremo coronati. Una corona di grazie che ci verrà data a suo tempo, ma in questi giorni e in questi anni ci dà la pace, la tranquillità, la serenità, se noi mettiamo in atto ciò che Dio vuole. Ora ho voluto leggere alcuni passi di Giobbe nell'inizio, ma possiamo riassumere qualcosa ancora più avanti. Giobbe ha avuto tante sofferenze. Satana non si è accontentato solo di questo quando Giobbe non rinnegò Dio. Satana ancora
volle ancora approfittarsi di Giobbe. E Dio concesse ancora, perché Dio era sicuro che Giobbe non lo rinnegava. Addirittura Satana lo colpì ancora nel corpo, perché glielo permise Dio, solo gli disse non togliergli la vita. Poi tutto nel suo corpo. Solo non gli devi togliere la vita. Satana gliene fece di tutti i colori. Addirittura Giobbe diventò pieno di pustole. Per grattarsi dietro le spalle addirittura usava una bacchetta come una manina. Noi sappiamo questa storia, quando fece Satana per farlo peccare, ma Giobbe fu integro, non peccò. Miei cari nella grazia, Giobbe si mantenne puro. Noi fino a che punto restiamo puri nella grazia di Dio? Un giorno, un mese, un anno, due anni, 10 anni? Quanto tempo che siamo puri davanti al Signore? Vogliamo contarle? Oppure magari diciamo io sono puro davanti al Signore. Guardate, non ditelo, perché nell'attimo che affermate che siete puri davanti a Dio avrete delle difficoltà. Non dico come quella di Giobbe, ma ne soffrirete. Dovete dire soltanto, Dio volendo, farò quello che il Signore mi dirà. Spero nel Signore di poter fare la sua volontà. Punto. E non fatevi grandi, ma fatevi piccoli, come piccoli fanciulli. Perché quando vi sentirete grandi, adulti, forti, dottorati e tante altre cose, tutto vi crollerà. È come se il tempio della vostra casa vi crollasse addosso. Perciò quando cercate di fare qualcosa, presentatela prima davanti a Dio in preghiera, sapendo, cosciente che quando l'avete presentata a Dio e attendete la sua risposta, tutto funzionerà perfettamente, perché Dio l'ha benedetto. Ora, Giobbe, oltre a tante queste cose che ha avuto, anche sua moglie, addirittura gli disse, taci e muori, non vede come si è messo, ancora spera nel Signore, vedete, non solo i soffrimenti e tante altre cose, non solo i soffrimenti e tante altre cose di Giobbe, si ci mise anche la moglie. Si ci mise anche la moglie. Ma Satana ne sa una più di certe altre. Visto che non si poteva affermare con Giobbe di poterlo cadere in peccato, si servì anche alla moglie. Ma Giobbe gli disse alla moglie, il Signore ha dato, il Signore ha tolto, sia fatta la sua volontà.
vedete, Giove sempre sta nella pienezza del Signore, nella fede. Ora noi, fino a che punto la nostra fede è forzata dal nostro io, dal nostro cervello, da noi? Fino a che punto la nostra fede è presa in considerazione davanti a Dio? Vogliamo darci una regolata? Stasera il Signore ti sta chiamando, ti sta facendo capire che questo qualcosa, attraverso questi filmati, attraverso queste cose, una pelle, e cioè ci sta facendo capire, attraverso questi video, che la vita va presa come Lui vuole e non come noi. Vogliamo mettere tutto davanti a Dio? Giobbe fondava sempre nella fede di Dio, dicendo: nulla sono venuto dal grembo di mia madre e nulla torno alla terra. Miei cari, quando chiuderemo gli occhi che il Signore ci chiamerà, niente ci porteremo con noi, niente. Questo qualcosa, vedete, Satana sta disturbando anche il mio video attraverso delle chiamate, ma non facciamoci caso. Purtroppo lui fa tutto per disturbare. Questo video lo dovevo fare con Facebook, l'avevo annunciato, e dovevo fare questo video, e lui, Satana, mi ha bloccato il profilo per fare il video in diretta. E lo sto facendo in privato così. Poi lo lancerò lo stesso in YouTube. E lo caricherò anche in Facebook. È la stessa cosa. È la stessa cosa. Signore, permette sempre una via di scampo. E vedete, Giobbe, alla fine, anche tre uomini si sono messi per consolarlo, a Giobbe. Loro pensavano che Giobbe era un peccatore per avergli successo tutto questo. Come tutta la famiglia distrutta, gli animali distrutti, tutto, la casa, tutto quello che possedeva, tutto distrutto. Impossibile, allora tu hai peccato, gli dicevano. Prima parlò il primo che si sentiva grande, poi parlò il secondo, poi parlò il terzo. E gli dissero tutti che era un peccatore. Ma Giobbe non beccò. E subito dopo pregò il Signore. Il Signore lo benedisse alla fine con una famiglia ancora, con dei figli ancora più belli di prima e più migliori di prima. Benedisse ancora
vedete tutta la proprietà che aveva prima più duplicata. Il Signore benisse Giobbe fino all'estremità di ogni cosa che desiderava. Ecco, mia cara la grazia, io chiudo questo video dicendovi perseguiamo nella fede di Dio e saremo nella ricchezza spirituale. Anche che a volte non abbiamo denaro in tasca, ma siamo felici e figli di Dio. E questo ci fa comprendere che la realtà dei fatti, solo chi spera in Dio vivrà nella felicità e nella fedeltà. A Dio sia la lode e la gloria è in Cristo Gesù. Vi saluto, fratello Angelo Piccone, vi abbraccio come faccio sempre, con un bacio doppio. Pace del Signore, a presto.